tutti e benvenuti sul mio canale. Come al solito vi ricordo, se i contenuti vi piacciono, di lasciare un commento e un like, di iscrivervi e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con i nuovi video. Oggi vi mostrerò in pochi passaggi come preparare un filetto al pepe verde. Passiamo quindi a vedere gli ingredienti e le fasi della preparazione. Per questa preparazione ci occorreranno 240 g circa di filetto, un pugno di farina, dell'olio extravergine d'oliva, del sale, 120 g di panna liquida, 2 cucchiaini colmi di pepe verde sgocciolato, del brandy e del brodo di carne. Passiamo alla preparazione. Come prima cosa facciamo scaldare in una padella abbondante olio extravergine di oliva. Accendiamo la fiamma. Dopodiché prendete il filetto, lo passate nella farina, in questo modo. Dopodiché, a fiamma vivacissima, facciamo rosolare. Giriamo la carne dall'altro lato. Possiamo aiutarci con una paletta o delle pinze, cercando di non bucare la carne e non far uscire i liquidi. Alziamo sul fianco. A questo punto abbassiamo leggermente la fiamma. Facciamo andare qualche secondo in più in modo da farlo dorare per bene. A questo punto sfumiamo col brandy. Facciamo evaporare l'alcol, dopodiché bagniamo col brodo di carne. Aggiungiamo il pepe verde. Quando circa metà del brodo sarà evaporato, aggiungiamo la panna. Se il caso aggiustiamo di sale, pian piano col cucchiaio mescoliamo la salsa, andremo a bagnare anche il filetto. A questo punto fermiamo la cottura del filetto, quindi lo metteremo sul piatto per servirlo. Quindi scendiamo il filetto, lo adagiamo sul piatto, dopodiché torniamo alla salsa, aggiungeremo un altro poco di brodo. Alziamo la fiamma e continueremo a fare restringere. A questo punto la salsa si è ristretta, noterete che sarà pronta quando, facendo questo movimento col cucchiaio, si ricongiungerà lentamente, quindi spegniamo e andiamo a servire.
Quindi andiamo a mettere sopra al filetto la crema al pepe verde. Ed ecco qua come fare il filetto al pepe verde. Bene, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!